durante una spedizione in Africa, esattamente in Camerun nel 1913, il capitano von Stein sentì parlare di un presunto sauro con dimensioni ragguardevoli, simile a un presunto dinosauro erbivoro tipo un brontosauro, di colore marrone, dal collo lungo e molto flessibile, e sulla testa spunterebbe un corno come un unicorno. In genere l'animale era mansueto, ma ogni cosa che gli si avvicinava davanti, anche quando era in acqua, la distruggeva, comprese le imbarcazioni dei pescatori, e uccideva l'intero equipaggio, ma senza cibarsene. Per questo si pensò che fosse vegetariano. Nell'intero continente africano sono diversi i testimoni che avrebbero visto questi presunti dinosauri ancora in vita, che definivano Yaganini, Onimiala o Makaleg, in base alle zone dove lo si incontrava. Oggi però non vi è nessuna prova certa dell'esistenza di tale animale, che resta a tutt'oggi un criptide.